Ciao a tutti ragazzi di Alessia, Alessia è una beta 91, vabbè. E volevo parlare del nuovo giocatore ufficiale della Lazio, Manuel Lazzari, l'ex centrocampista della Spal della nazionale italiana. Ha giocato poco in nazionale, in nazionale italiana ha giocato poco, però ha giocato qualche volta. Ex centrocampista della Spal, centrocampista della Spal. Per Simone Inzaghi l'ha richiesto lui. Firma un contratto per 5 anni a 10 milioni di e la Spal caccia 10 milioni di euro e percepirà Lazzari 2 milioni di euro a stagione. In cambio Murgia della Lazio, centrocampista Murgia della Lazio, fanno uno scambio, Murgia va a giocare nella Lazio e Lazzari giocherà nella Lazio, in cambio Murgia giocherà nella Spal. Fanno gli scambi dei centrocampisti, però in più la Lazio mette vicino anche 10 milioni di euro, perché ovviamente è molto più forte Lazzari di Murgia, quindi fanno lo scambio dei centrocampisti, Murgia alla Spallo e Lazzari alla Lazio, però più 10 milioni di euro a stagione che caccia la Lazio alla Spallo. Quindi nel complesso gli è venuto a costare 10 milioni di euro alla Lazio Lazzari, perché comunque ha dato Murgia più 7 milioni vicino. Ha dato Murgia alla Spal e più 7 milioni vicino. Nel complesso Manuel Lazzari, l'ex centrocampista della Spal, gli è venuto a costare 10 milioni di euro alla Lazio, percepirà 2 milioni di euro a stagione Lazzari, un contratto per 5 anni, l'ha voluto molto Inzaghi. Lazzari è stato accostato anche spesso a Napoli, è un centrocampista buono. Per me può fare buone cose con la Lazio, però secondo me la sua dimensione è una squadra come la Lazio. Secondo me se lo mettevi in una squadra tipo Napoli, Juve, Inter si poteva un po' perdere, perché Napoli, Juve, Inter hanno obiettivi molto alti, hai un po' quell'ansia da prestazione, eccetera, eccetera, quindi lì poteva venire un po' meno le aspettative quando hai troppa aspettativa addosso. Invece la Lazio può essere, secondo me, la sua giusta collocazione e può fare davvero una buona annata con la Lazio. Alla Lazio per questo acquisto gli do un 8, perché è un centrocampista forte, 25 anni, giovane, e può far bene per Inzaghi e per la sua Lazio, perché in un top club tipo come Napoli, l'Inter e Juve, che hanno tante aspettative, poteva un po' fallire perché uno si aspettava tante cose da lui, quindi è stato un bene che Napoli non l'ha preso. Invece la Lazio può essere la sua giusta collocazione, perché è una squadra che punta a vincere la Coppa Italia, è in Europa League, eccetera, c'è meno aspettative. A me non piaceva tanto quando girava il nome per il Napoli, non mi è mai piaciuto tanto, quindi sono contenta che è andata la Lazio, non mi piace tanto, non lo so, a pelle, però è un centrocampista molto forte, giovane, non perché non mi piace perché era scarso, ma perché non mi piaceva a me come giocatore, però sono contenta, è andata la Lazio, per me farà molto bene. E Inzaghi, poi dovete vedere. Simone Inzaghi come allenatore non mi piace tanto, io l'ho sempre detto in questi mesi, a me Simone Inzaghi come allenatore non piace come allena, per me è uno che può far vincere solo la Coppa Italia, in Champions è raro che ci va, se ci va farà schifo secondo me, e anche in campionato non potrà mai avvicinarsi a uno scudetto eccetera, poi c'ha Lodito come presidente alle spalle, Lodito è uno che ci mangia sopra, io lo chiamo sempre zero la destra dei poveri. Poi la Lazio a me, secondo me, oltre sesto posto non può mai arrivare e ripeto, Lazzari è la giusta collocazione centrocampista ex della Spal per la Lazio e poi ripeto, vedremo che cosa farà, ma secondo me farà molto molto bene con la Lazio, gli do un bell'otto pieno questo acquisto della Lazio e fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate di Lazzari, che voto gli date e ragazzi ci vediamo al prossimo video. Mettete un bel like, un bel mi piace se vi è piaciuto questo video, sempre Forza Napoli, azzurro come il cielo e mare. Ci vediamo al prossimo video, si muove dal caldo, ragazzi, non si respira, moriremo tutti. È il mio motto giornaliero quando mi sveglio, moriremo tutti. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, sempre Forza Napoli. Un bacio, ciao.